Ciao a tutti e benvenuti oppure bentornati. Oggi sono qui per fare un video sulla mia TBR del mese di luglio. Dunque, per luglio ho scelto di leggere solamente due libri nuovi perché uno me lo sto portando da giugno ed è un bel mattone, per cui ho deciso che due sono più che abbastanza. Il mattoncino che mi sto portando da giugno è questo, cioè Le linee rosse di Federico Rampini, edito Mondadori. Questo è un libro che mi sta prendendo molto tempo perché sono tante pagine e soprattutto è un saggio, quindi ci sono molti concetti. Delle volte devo anche un po' tornare indietro perché ci sono molte informazioni, per cui ci voglio dare il tempo di cui ha bisogno, voglio dedicare il giusto tempo a ogni capitolo perché sennò sarebbe una lettura inutile, nel senso che non è una lettura di puro intrattenimento, questa è una lettura dalla quale voglio davvero imparare qualcosa e per farlo ho bisogno di assaporare e fare mia ogni pagina, in particolare quando ci sono mille eventi storici, mille nomi o persone che io non conosco, quindi magari mi fermo un attimo, vado a fare due o tre ricerche su internet per capire un po' meglio di cosa si sta parlando. Quindi, diciamo, questo libro mi sta prendendo più tempo di quanto avessi immaginato, ma ne sono molto felice. Per cui, ecco, insomma, con questo iniziamo il mese di luglio e mi sa che arriverò forse a metà luglio ancora con questo, proprio perché insomma è abbastanza corposo e come vi dicevo ha una lettura lenta, cioè proprio è necessario fare attenzione a tutti gli eventi, proprio anche forse perché io non li conosco così bene ed è il motivo per cui ho deciso di leggerlo e quindi ho bisogno di aspettare, capire e poi procedere, se no è ancora più difficile capire poi cosa succede dopo. In ogni modo, per ora mi sta molto piacendo e non vedo l'ora di fare una recensione completa una volta terminato. Passiamo quindi ora ai due libri novità, nel senso i due libri che non mi porto da giugno, che ho intenzione di leggere a luglio. Eccoli qui, questi sono i due titoli. Voci del verbo andare di Jenny Erpenbeck, edito da Sellerio, e Storia naturale di una famiglia di Ester Ermanino, edito Einaudi. Dunque, parto da questo, perché è un consiglio della mia bibliotecaria del mio paesino ed è un consiglio che reputo molto molto prezioso perché Viola è proprio la bibliotecaria perfetta, nel senso che ha una conoscenza super approfondita dei libri e riesce anche a consigliare in base al gusto personale e fa sempre delle scelte molto diverse, ecco, non segue sempre solo un filone. Per cui sono molto contenta che mi abbia consigliato proprio questo. Ho deciso di iniziare proprio da questo, di tutti quelli che ho preso in prestito dalla biblioteca, perché me l'ha consigliato lei. Cioè Viola mi ha proprio detto, guarda, di tutti quelli che ti ho dato, parti da questo perché secondo me è quello con cui dovresti iniziare. In particolare perché è un periodo in cui sono abbastanza interessata a tutte le storie familiari. Quindi questo è un romanzo, da quanto dice lei, e anche il titolo in effetti è un buon indizio sul tema famiglia. Per cui io l'autrice non la conosco assolutamente, nemmeno il libro lo conoscevo e sono quindi molto contenta che abbia pensato di consigliarmi questo perché è davvero un modo per ampliare la mia conoscenza del panorama di scrittrici italiane. Mi ha anche detto che non è un libro troppo semplice, per cui penso che leggerlo nella bella stagione sia di aiuto, insomma, non che nella stagione brutta, cioè nell'inverno, quando c'è meno luce, non si possono leggere libri complessi o magari un po' tristi, però diciamo che il sole fa sempre il suo effetto benefico, magari un po' in contrapposizione a una storia complessa. Sempre a tema storie complesse è il libro della Sellerio che ho deciso di leggere questo mese per la BookTube Italia Legge Indipendente. Il libro, come vi dicevo, è Voci del verbo andare di Jenny Erpenbeck. Dunque, questo è un libro, come si capisce dalla copertina e dal titolo, che tratta la storia e il tema dei migranti, in particolare in Germania e a Berlino. Da qualche tempo ho fatto scelte abbastanza incentrate su Berlino o comunque sulla Germania perché, come sapete, è il paese nel quale vivo ora e voglio vivere questa opportunità al 100% anche a livello letterario, cioè voglio prendere questa occasione per leggere qualcosa in più che magari stando in Italia non leggerei perché qui posso poi anche avere un riscontro pratico, cioè posso vedere nella pratica se le cose che leggo sono veramente quelle che sono nella realtà o comunque se io le vedo così, ecco. Quindi questo è il libro che farà anche parte della BookTube Italia Legge Indipendente perché la Sellerio è la casa editrice che è stata estratta per il mese di luglio e io ce l'avevo da un po' perché questo mi è stato consigliato da Laura della libreria del Mondo Offeso di Milano e quindi
Ce l'avevo già da un po', ma ancora non l'avevo letto perché aspettavo un momento buono e il momento buono si è presentato col destino, dato che è stata scelta la Sellerio come casa editrice per la BookTube Italia Legge Indipendente. Su questo libro ho moltissime aspettative, nel senso che il tema dei migranti è un tema che purtroppo mi vede molto ignorante, cioè so davvero poco. Ho paura di ragionare per informazioni vaghe, per sentito dire, ma non avere la percezione di cosa sia realmente, per cui sono contenta di approcciarmi un pochino al tema con un libro di questo tipo, cioè un libro attuale che prende forma nella città in cui vivo e mi dà la possibilità quindi di farmi un'idea, credo, un po' più completa. Detto questo, mi viene da dire che le letture del mese di luglio non saranno delle letture frullalà, perché comunque Le linee rosse è un libro abbastanza impegnativo, ma poi ci andiamo ad aggiungere questi due. Diciamo che mi si prospetta un mese abbastanza impegnativo, ma è una scelta che ho fatto consapevolmente, proprio come vi dicevo prima, per il sole. Cioè io sono molto meteoropatica, il clima mi influenza molto. Con questo in realtà apprezzo anche molti mesi invernali, ma hanno un influsso sul mio umore, come anche quelli estivi, per cui per bilanciare magari queste letture un attimo, diciamo, complesse, è giusto anche avere il sole che possa farmi da compagno, o comunque il clima estivo che è sempre più leggero rispetto a quello invernale. Non so se anche voi capita, questa è una cosa che mi incuriosisce molto, cioè voi leggete anche in base alla stagione, cioè scegliete tematiche un po' più complesse quando la stagione è un po' più semplice, oppure amate abbinare una stagione cupa a una lettura un pochino più difficile? Fatemelo sapere, perché questo è un tema molto personale e che mi incuriosisce tanto, per cui se volete lasciare un commento mi fa un sacco piacere leggerlo, e vorrei anche sapere se a questo punto voi per l'estate scegliete queste letture cosiddette da ombrellone, oppure preferite qualcosa di un po' più impegnativo proprio per bilanciare. Per cui io e le mie tre letture del mese di luglio vi salutiamo e vi auguriamo buona lettura. Ciao!